ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Con il video di oggi partiamo con una serie di due video, saranno due pochi quindi, dedicati al recap delle letture dell'anno scorso. Parlerò in questi due video dei libri migliori, peggiori e deludenti sorprendenti del 2020. Pensavo in realtà inizialmente di fare un video per ognuno, ma onestamente non volevo occuparmi addirittura quattro video quando io sono già proiettata sui video del nuovo anno, quindi li raggrupperò a due. Oggi facciamo i top e flop, quindi i migliori e i peggiori, e la prossima volta parliamo delle sorprese e delle delusioni. Cercherò assolutamente di operare usando il dono della sintesi in questo video, visto che sto mettendo le categorie insieme, perché se no questo video verrà lunghissimo e ovviamente non vi voglio annoiare, visto che comunque di alcuni di questi titoli vi ho già parlato e di alcuni più di altri. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su altri social network e in particolare vi ricordo di dare un'occhiata alla mia pagina Instagram, trovate comunque il link qua sotto nell'info box. Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella per sapere quando pubblicherò nuovi video e se vi va mettete un bel pollice in su al video. Partiamo dalla categoria dei libri migliori, non sono in nessun ordine particolare, partiamo parlando della serie All For The Game di Nora Sakavic. Vi parlo in particolare del terzo, che è The Kingsman. In realtà la trilogia in particolare mi è piaciuta tantissimo, ma il più bello secondo me è stato proprio il terzo. Il primo poi non è proprio migliore, bisogna chiudere l'occhietto su un paio di cose, ma il secondo e il terzo vanno decisamente meglio. Vi parlo del terzo perché è il migliore secondo me. Se non sapete di che cosa parla questa serie, è una serie che è un po' diversa da quello che leggo di solito perché parla di uno sport che l'autrice si è inventata, quindi tecnicamente parla di sport, ma ovviamente non è per questo che io l'ho letta. Il protagonista sta cercando di tenere un profilo basso perché suo padre è un criminale. Lui e la madre sono scappati dal padre 8 anni prima rispetto all'inizio della vicenda. Prima dell'inizio della vicenda la madre è morta e lui adesso è da solo. Viene reclutato, lui ha questa passione per questo sport di cui non ricordo assolutamente il nome, viene reclutato per far parte di una squadra di questo sport, anche se forse lui non dovrebbe unirsi a questa squadra perché dentro c'è l'ex campione nazionale, quindi vabbè, è sotto i riflettori. Quando vi dicevo che bisogna chiudere l'occhio su un paio di cose, visto che lui dovrebbe tenere un profilo basso. E poi la serie parla tanto non solo di questo sport, ma proprio dei legami che si formano tra questi personaggi, quindi con il coach e con gli altri compagni di squadra. Questa è una sorta di squadra delle seconde possibilità, perché ognuno di questi giocatori ha avuto la sua, traumi, segreti, eccetera, eccetera. È una serie che vi ho detto pecca alcune volte di logica, però paga molto dal punto di vista delle relazioni tra i personaggi e proprio dei rapporti interpersonali tra di loro. Il terzo è stato veramente devastante, però devo dire che alla fine ha pagato. Una trilogia che vi consiglio. Con questo ho fatto un'eccezione alla mia abitudine di non leggere i libri di serie uno di seguito all'altro, cioè io in due giorni li ho fatti fuori tutti. Poi parliamo di The Jealousy of Yalice, qui non mi dilungherò perché ve ne ho parlato fino a farvi veramente una testa così, ve l'ho consigliato anche nei libri da regalare a Natale. È un libro con una costruzione in parte simile a quella, per farvi capire, delle cronache di Shannara, nel senso che viene fatto capire che questo è una sorta di mondo post-apocalittico in cui c'è stata una regressione tecnologica, sociale, politica, economica, eccetera, eccetera, perché noi abbiamo un'organizzazione tipo tribale, ma compaiono diverse volte all'interno della narrazione questi artefatti che si dice provenire da un'epoca precedente, ma sono tecnologicamente molto avanzati. La storia ruota attorno a queste due donne che rapiscono la moglie del capo di tutte le tribù, Yalice, da cui il titolo è la donna che viene rapita, e questo fa parte di un piano che punta a detronizzare quest'uomo che è un tiranno. Ci sono un sacco di cose, segreti, vuoti di memoria di Yalice, per cui cosa è successo durante quel periodo che lei non si ricorda. Un libro veramente bellissimo, ero appiccicata, ogni tanto avrei voluto che si spiegasse un pochino di più che cosa erano determinate creature, però fantastico. Poi i personaggi sono deliziosamente grigi, quindi è anche difficile capire per chi ti fare. Un libro che consiglio tantissimo e non vedo l'ora che esca in seguito.
ho dovuto per forza di cose mettere in questo video Tchaikovsky con il suo I figli del tempo. Io ho letto anche il seguito, anche se il seguito, cioè I figli della caduta, non è secondo me proprio all'altezza del primo. È un sci-fi dove i superstiti dell'umanità si imbarcano su questa astronave che si chiama la Ganimede per trovare un nuovo mondo che sia abitabile, perché la Terra non è più abitabile, e vanno a cercare tutti quei pianeti che sono stati oggetto di numerosi progetti di terraformazione da parte dell'uomo. Quindi in questo libro l'umanità ha già cercato di creare condizioni positive alla vita umana su altri pianeti, quindi loro stanno tracciando la rotta passando da vari pianeti che erano stati terraformati per vedere se su qualche pianeta si possa vivere. Arrivano su questo pianeta dove nel frattempo si è creata anche della vita in forme sorprendenti, perché parliamo, questo libro non va bene se siete aracnofobi, si tratta di ragni giganti super intelligenti, e stranamente la parte che mi è piaciuta di più è stata proprio quella sui ragni. I ragni che hanno questa evoluzione da ragnetti, quelli che conosciamo, per poi evolversi sia ed per quanto riguarda l'intelligenza, sia per quanto riguarda la costruzione della società, l'economia. Poi Tchaikovsky ha, e l'ho visto anche nel seguito, questo modo molto interessante poi di descrivere come queste creature comunichino. Anche perché sia in questo libro che nel successivo si tratta di creature che non hanno corde vocali, che quindi non possono comunicare come gli esseri umani. È un lato dei suoi libri che ho trovato molto interessante. E in realtà vedere proprio come si evolvesse la società dei ragni, a volte in modo simile, a volte in modo diverso rispetto a quella umana, è stata veramente super interessante. Non mi aspettavo che mi piacesse così tanto. E lo consiglio tantissimo, anche perché, come avete visto, c'è in italiano. Uno dei libri che è stato a mani basse uno dei più belli del 2020 è stato Le 10.000 porte di January, che molti hanno cercato di paragonare a Il mare senza stelle, ma per me Le 10.000 porte di January è su un livello completamente diverso, molto molto più bello. È un portal fantasy, quindi è la protagonista che trova queste porte che danno su altri mondi, solo che lei ha trovato una porta quando era bambina, non l'ha attraversata, se n'è ovviamente pentita, e anni dopo ha la possibilità di trovare altre porte. A questo viene integrato tutto un discorso sul razzismo, non ricordo esattamente in che epoca sia ambientato, però non è ambientato ai giorni nostri. La nostra protagonista è non ricordo se sia proprio nera, il padre è di colore e la madre no, comunque lei non è bianca e soffre ovviamente tutti i pregiudizi del caso, del razzismo del caso. C'è tutta la questione del rapporto col padre, un rapporto molto complesso e travagliato. È molto bello vedere come lei cambia e come si evolve durante il libro. Non è un libro, ecco, perfetto, perché ci sono un paio di punti che secondo me non erano molto chiari, non erano stati spiegati abbastanza, però è un libro molto forte anche per tutta la tematica del razzismo, di come lei la sente, di come sente il rapporto con il padre, che vi ho detto essere molto complicato. Un libro che ho dato credo 4,5 stelline, forse gli hanno dati addirittura 5. Bellissimo, veramente bellissimo. Sono molto contenta che l'abbiano portato in Italia, perché quando l'ho letto ancora non c'era. Se non l'avete recuperato, assolutamente recuperatelo. Nei libri più belli del 2020 però fa capolino anche una graphic novel, si tratta di I giorni che scompaiono. Anche questo ve l'avevo raccomandato tra i libri da regalare, ed è un... Allora, cercherò anche qua di essere sintetica, perché se mi imbarco mi dilungo, perché ricordo che alla fine, cioè, mi ero molto dilungata quando ve l'ho spiegato. In pratica il protagonista un giorno si rende conto di aver perso dei giorni, cioè lui riprende coscienza un giorno sì e un giorno no, e si rende conto che c'è un'altra personalità che vive i giorni che lui non vive. Nel corso del tempo però questa differenza continua ad allargarsi, per cui lui vive un giorno sì e un giorno no, passatemi il termine vive, nel senso riprende coscienza un giorno sì un giorno no, poi ogni 2 giorni, ogni 3, ogni 4 i giorni diventano settimane e poi diventano mesi, a volte a un certo punto diventano anche anni, e c'è questo divario che c'è tra lui, per cui passa pochissimo tempo, quindi nonostante il suo corpo cambi lui ha la psicologia di un ragazzo, mentre l'altro se stesso
evolve a non solo l'aspetto, ma anche la mentalità di un adulto e poi di un anziano. E si vede come lui cerchi di far fruttare al massimo questi giorni in cui riesce a, a riprendere coscienza, riconnettendosi con i suoi amici e di come lui veda che ovviamente nel frattempo i suoi amici sono invecchiati, hanno preso le loro strade, mentre cioè per lui è come se vivesse in modo continuo questi giorni quando è passato tanto tempo. C'è tutto un significato secondo me dietro questo, perché secondo me lui rappresenta la parte più bambina che rimane nascosta e che viene man mano sempre più schiacciata dalla parte adulta. Lui simboleggia la parte sognatrice e bambina che noi abbiamo dentro di noi e che però siamo portati la vita, la società, le pressioni di tutti i giorni a reprimere sempre di più, almeno credo che questo sia l'interpretazione, anche altri la pensano come me. Una graphic novel che mi ha colpito tantissimo, a volte ci ripenso ancora e ricordo che quando l'avevo appena finito ci pensavo di continuo. Come avete capito, non è una graphic novel che abbia proprio un finale felice ho ancora il gruppone al pensiero di com'è finita, però la consiglio tantissimo. Su un genere completamente diverso, Ben Sinister, che è un libro storico LGBTQ+, che ha una sorta di... ha un modo un po' diverso rispetto a quello che io ho letto di solito, ecco, non è una cosa nuova, ma non avevo mai letto una cosa del genere, sulla tematica dei rapporti tra due uomini. Allora, il succo di questo libro è che il protagonista e la sorella sono bloccati a casa di quest'uomo, che in realtà è un vicino, un uomo molto ricco, che però ha fama di essere un libertino, se ricordate, ricordiamoci che ha un'ambientazione storica, e quindi loro in realtà sono preoccupati che stare lì, o meglio lui è preoccupato, il fratello, che stare lì rovini la reputazione della sorella, perché quest'uomo non è visto molto bene, ma del resto non si possono muovere perché la sorella si è fatta male a una gamba e non si può muovere finché non sarà guarita. E perché quest'uomo, questo padrone di casa, ha la fama di libertino? Perché in effetti lui ha un rapporto poliamoroso con i suoi migliori amici. Lui lo vive come può viverlo in realtà una persona ricca che non ha preoccupazioni, cioè che non gliene frega niente di quello che pensano gli altri. E ovviamente poi, insomma, avete capito dove stiamo andando a parare. Quest'uomo e il fratello, dei due di cui ho parlato prima, finiscono per iniziare una relazione. Come vi ho detto, un lato un po' diverso della questione, perché non avevo, credo, mai letto nessun libro in cui il protagonista o comunque un personaggio avesse una relazione poliamorosa con qualcuno. Mi è piaciuta molto l'interazione tra i due, mi sono piaciuti molto insieme. Chiaro che questo è un romance, quindi non c'è una trama vera e propria. Mi è piaciuto comunque molto. Siamo agli ultimi, vi giuro che i libri migliori sono più di quelli peggiori, quindi dopo dovremo riuscire a sbrigarcela più in fretta. Parliamo adesso di Raven Song, il canto del corvo di TJ Lune, perché nel frattempo è stato tradotto anche in italiano. Questo è il secondo libro della serie Green Creek. Io ovviamente ho letto anche il primo, cioè Wolf Song, ma secondo me il secondo al momento tra quelli che ho letto è il più bello. È stato straziante, veramente mi ha distrutta. È praticamente una serie sovrannaturale con i licantropi ed è una serie LGBTQ+, dove ad ogni libro corrisponde una coppia diversa, una coppia omosessuale. Del secondo non vi posso dire niente perché rischierei di farvi spoiler sul primo, però bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto un sacco, molto doloroso a tratti perché non riguarda anche alcuni traumi che il protagonista ha avuto nel passato e che deve riuscire a superare, ma in realtà tutti e due i libri si basano un po' sul fatto che i protagonisti devono cercare di venire a patti con il loro passato, su alcune cose che li hanno influenzati, su alcune convinzioni che li hanno influenzati e che devono riuscire a superare. Non vedo l'ora di leggere gli altri due, spero che traducano presto anche gli altri due in italiano. Per ultimo non vi posso non citare la serie della Folgoluce di Brandon Sanderson. Io ho iniziato a leggere Brandon Sanderson quest'anno, ma
Riconosco che, come molti dicono, la serie della Foibrucia è forse quella più bella, con un world building molto complesso che si svela man mano che si va avanti. Io al momento ho letto i primi due, spero di riuscire a leggere presto il terzo, e verso fine anno, verso fine 2020, è uscito anche il quarto, ma sarà una serie molto lunga che dovrebbe contare 10 libri, una serie in cui ho trovato alcuni tra i miei personaggi preferiti, detto in soldoni, perché cioè, non posso dire molto per non fare spoiler, detto in soldoni, parla di questi due popoli che sono in guerra. Da una parte abbiamo gli Aleti e dall'altra parte abbiamo i Parscendi. E dentro questo contesto si muovono i nostri protagonisti, un elemento fondamentale all'interno della trama che poi concorrerà in vari modi, che fa parte anche della mitologia di questo mondo, e che ci sono questi cavalieri che una volta proteggevano gli esseri umani. Questi cavalieri avevano dei poteri particolari, ma sono improvvisamente spariti tempo prima, e questa cosa poi tornerà in vario modo all'interno della trama. Vi ho detto che ci sono tre miei personaggi preferiti, tra cui sicuramente Kaladin, e peraltro nel suo arco narrativo c'è uno dei miei trope preferiti, cioè la found family trope. Ponte 4, ragazzi, Ponte 4, vi prego, leggete questo libro. E dire che nel primo libro, nella prima parte del primo libro, quella di Kaladin era la storia che mi interessava meno perché sembrava più noiosa, poi io basta, cioè lui è diventato il mio personaggio preferito, seguito da Dalinar, anche lui è un personaggio che mi piace moltissimo. C'è bisogno naturalmente che mi dilunghi di più, perché non sarò certo la prima né l'ultima a consigliarvi questa serie, anzi sono arrivata un po' tardi alla festa, però insomma sicuramente tra le più belle di quest'anno. E concludiamo con Il Rilegatore, che peraltro è uno degli ultimi libri che ho letto, l'ho letto sicuramente a dicembre, di questo parleremo nel wrap-up di dicembre quando riuscirò a farlo uscire. Un libro che parla di libri, ma non solo, parla di questo protagonista, si chiama Emmet. Lui viene assunto come apprendista di questa rilegatrice, ma la rilegatura qui non è la rilegatura classica, consiste nell'estrapolare i ricordi dalle persone e rilegarli all'interno dei libri, così che rimangano al di fuori della mente della persona. La persona poi ri non ricorderà più quello che le è stato tolto dalla mente. Viene usata per diverse cose, soprattutto per curare traumi, far dimenticare traumi. Una delle cose principali e molto interessanti è che in realtà ci sono diversi modi di intendere la rilegatura, ci sono varie scuole di pensiero e vari modi di usarlo. Io in realtà non vi voglio dire molto altro, nel caso non sapeste molto altro di questo libro, perché c'è un elemento che viene detto nella trama, perché nella sinossi, che secondo me però è uno spoiler, quindi non voglio essere io a dirvelo. Quando l'ho letto e ho fatto un vlog su quello parlandovi della trama, ve l'avevo detto, ma perché non avevo ancora letto il libro e mi sono accorta solo dopo di aver fatto involontariamente dello spoiler, perché secondo me quella cosa non andava letta. È un libro che si incentra soprattutto su una storia d'amore molto travagliata. È un libro LGBTQ+, una storia che travalica le classi sociali, una storia d'amore che sfida la morale dell'epoca, una storia molto 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 bella. Un altro libro di quelli che mi sono rimasti molto dentro, e leggetelo, leggetelo, posso dirvi solo questo. E questo conclude la parte sui libri migliori. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne avete pensato. Adesso passiamo alla parte dei libri peggiori, parte in cui normalmente io ho un po' di difficoltà, perché non sono tantissimi i libri che definirei necessariamente peggiori, perché per la maggior parte si tratta di delusioni, per cui sono sempre sempre meno rispetto a quelli migliori. Quest'anno vi devo parlare di 5 libri. Vi avevo detto che sarebbero stati meno, quindi dovremmo sbrigarcela un po' più in fretta. Allora, il primo libro di cui vi devo parlare è The Girl of Fire and Thorn. In realtà credo che esista anche in italiano, si chiama forse Il fuoco e la rosa, La fiamma e la rosa, qualcosa del genere, però in italiano non hanno continuato con la serie, mentre questo è il primo di una serie di almeno 4-5 libri.
che parla di questa ragazza. Lei è una principessa che viene data in sposa a questo re e si trova in mezzo a una serie di conflitti perché il regno in cui sta andando è in guerra con un altro regno e inevitabilmente deve cercare di aiutare e di salvare tutti quanti. Insomma, la trama in realtà è abbastanza classica, ma il punto qui è che questo libro viene venduto come un libro un po' diverso perché c'è una protagonista in sovrappeso. Questo finisce nella categoria dei peggiori perché secondo me dà un'immagine bruttissima e sbagliatissima e un messaggio molto negativo sui personaggi sovrappeso. Viene venduto appunto come un libro diverso perché ti presenta una protagonista diversa, falsissimo. Primo, perché la protagonista è in sovrappeso solo per parte del libro e il punto è proprio che lei deve perdere peso e lei ha una considerazione bruttissima di sé che non viene migliorata dalla considerazione che gli altri hanno di lei per il fatto che lei sia in sovrappeso. La protagonista poi ha chiaramente, molto chiaramente, un disturbo alimentare, di cui però non si parla bene. Viene detto molto chiaramente che lei praticamente mangia, 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 mangia finché non si sente male, finché non si sente esplodere, finché non può fare altro che vomitare e poi ricomincia da capo. Questo è un disturbo alimentare. La protagonista poi perde peso, non ci soffermiamo poi su come lei perda peso, e improvvisamente tutto cambia. Improvvisamente tutto cambia perché tutti si fidano di lei, la cercano, improvvisamente tutti pensano che lei sia in grado di governare un regno, di essere una persona intelligente con spirito di iniziativa perché lei ha perso peso. Non viene detto proprio direttamente che è per questo motivo, ma tu non puoi non notare il cambio di atteggiamento quando lei perde peso. Avete capito qual è il mio problema con questo libro? È stato sbagliato venderlo come un libro diverso perché c'è la protagonista in sovrappeso, perché il punto proprio è che la protagonista poi non deve essere più in sovrappeso. Quindi non cercatelo se volete leggere proprio per questo motivo. E in generale il modo in cui tutto si evolve attorno al suo peso non mi è piaciuto per niente. Poi, non volevo metterlo tra i libri peggiori, per senso di lealtà e di affetto l'avrei voluto mettere in quelli deludenti, ma non posso esimermi dal mettere in questa categoria, a questo punto, Echin Tempesta di Christelle Dabaut, che non è stato solo una grossissima delusione, ma obiettivamente, secondo me, è stato un fallimento come libro. Dopo tutta la costruzione che ha fatto nei libri precedenti, la Dabaut ha scritto un libro dove non sapeva che cosa stava facendo. Qui cercherò di non dilungarmi perché ho fatto un'intera recensione con sia la parte non spoiler sia una parte non spoiler delirante dove vi parlavo di tutte le cose che non hanno senso all'interno di questo libro e sono tante. Un libro dove l'autrice non sapeva dove andare a sbattere la testa e si vedeva, e quindi si è inventata una linea narrativa completamente nuova che non ha saputo gestire, in cui ha cercato di rendere le cose più complicate di quelle che erano per guadagnare tempo e per cercare di coprire i numerosissimi buchi di trama, con un finale peraltro non soddisfacente in cui sono sicura lei abbia cercato di lasciarsi la porticina aperta nel caso non riuscisse a scrivere altro e volesse tornare alla serie. Quindi mi dispiace, non trovo sia stato un finale degno di questa saga. Gli altri tre continuano a piacermi molto, questo quarto disastro. Continuiamo con The Savior's Champion di Jenna Moreci. Questo è un libro fantasy che io metterei in realtà più nella categoria romance fantasy. Molto conosciuto nella categoria dei libri autopubblicati, Jenna Moreci è molto conosciuta tra gli autori autopubblicati, e questo libro ha un po' dell'Hunger Games e un po' del The Selection, perché il punto è che c'è questo torneo che viene indetto a ogni generazione per scegliere il futuro marito della regnante, quella che viene chiamata la salvatrice, che è l'unica donna del regno ad avere la magia. Il nostro protagonista, per una serie di motivazioni, finisce per partecipare e sostanzialmente parla solo del torneo, perché parla solamente delle prove, non ci sono storie collaterali che cerchino di, mettere un po' di pepe, e quindi è tutto un prova, sfidante che muore, riposo, prova, sfidante che muore, riposo, basta, è tutto così.
L'autrice poi non sa scrivere i plot twist, perché quelli che sono i due plot twist del libro tu li puoi capire tranquillamente a pagina, tipo pagina 20, pagina 30, e a un certo punto io ho anche pensato che lei lo stesse facendo apposta per sviare il lettore, e invece no, e io non so se lei abbia fatto apposta a farlo capire prima, non capisco che tipo di tecnica sia quando scrivi un libro, fatto sta che evidentemente non ha funzionato, quindi libro peraltro molto molto prevedibile. Il world building è inesistente, il sistema magico non è spiegato, non c'è nulla che vada in questo libro per quanto mi riguarda. In realtà quando l'ho letto e ve ne ho parlato, avevo detto che probabilmente non sarebbe finito nei libri peggiori, poi ho cambiato idea, quindi eccoci qua. Inutile dire che non continuerò la serie. Parliamo adesso di Bridal Bootcamp di Meg Cabot, molto recente perché l'ho letto a dicembre, e l'avevo letto per quel video che avevo fatto, proviamo un test di BuzzFeed che mi consiglia un romance, vediamo se ha ragione, fallimento su tutta la linea, così breve eppure così brutto, veramente insulso, fatto coi piedi. È una novellina di tipo 40 o 50 pagine che dovrebbe fare da apripista per una serie ambientata in questa specie di resort su quest'isoletta che l'autrice si è inventata, e ogni libro dovrebbe essere un romance, dovrebbe in teoria esserlo anche questa novellina, ma ripeto quello che avevo detto quando ve ne ho parlato, all'autrice non fregava assolutamente niente di questi due, interessava solo probabilmente inserire l'ambientazione, creare curiosità, ma se questo era il punto ha fallito miseramente. Praticamente la storia è che c'è questa ragazza, si chiama Roberta, e lavora in questo resort, è una trainer, lei fa i corsi di yoga per le future spose, quindi quelle che vogliono praticamente, che vengono lì al resort per sposarsi e che vogliono tenersi un pochino in forma prima del grande giorno. A un certo punto capita per sbaglio all'interno di questo corso un ragazzo, e praticamente lei immediatamente decide che se lo deve fare. Due o tre giorni dopo lei va a sentirlo suonare, cioè io qua sono senza pietà, perché ovviamente vi dico non leggete questo libro, quindi vado un pochino nei dettagli, ma cioè, è facile perché non succede niente. Va a sentirlo suonare l'ukulele per i bambini, quindi insomma questo è un uomo potenzialmente violento perché è andato a fare i corsi di yoga per sfogare lo stress, perché ha avuto degli scoppi di ira su dei civili innocenti, però insomma lui suona l'ukulele ai bambini, quindi tutto a posto. All'uscita da questa serata gli salta addosso, fanno cose e basta, lì finisce la storia d'amore, che non è neanche completa, perché in realtà finisce, cioè che basta, loro sono andati a letto insieme, ma cioè che questa non è una storia d'amore, cioè lui alla fine del libro la invita al matrimonio di sua sorella normale, perché una che tu hai appena conosciuto la inviti al matrimonio di tua sorella. Un libro veramente insulso, bruttissimo, con una storia veramente da brivido, ma non in senso buono. Non leggete questa novella, non leggete. Non so se magari i libri veri e propri siano meglio, non lo so, ma io non lo scoprirò. Cioè è un libro in cui doveva esserci solo la storia d'amore e non è riuscita a fare manco quella. E concludiamo con The Inedible Point di Sheryl Woods, che è il primo libro di una serie che, per intenderci, anche di questo non ho fatto ancora in tempo a parlarvi perché l'ho letto a dicembre, ma per intenderci è la serie da cui hanno tratto la serie TV Chesapeake Shores, che è una serie della Hallmark che al momento è alla quarta stagione. Ora, io non ho avuto sentimenti così violenti nei confronti della serie, ma perché alcune cose sono state cambiate, fortunatamente. Ora, il motivo è uno, vi spiego un attimo di cosa parla la serie e poi in realtà è un messaggio che viene dato all'interno del libro che me l'ha fatto finire direttamente proprio di volata all'interno di questa categoria. La storia è che la figlia maggiore di questa famiglia, Abby, ritorna, cioè lei parte da New York e ritorna nel suo paese d'origine perché la sorella ha bisogno di lei. La sorella ha messo su un bed and breakfast, ha dei problemi con la banca perché le stanno per pignorare l'immobile, perché lei è stata discontinua con i pagamenti, e lei spera che la sorella, che comunque lavora nella finanza, possa dargli dei consigli e aiutarla a trovare un accordo con la banca. Perché io ho dei sentimenti così violenti nei confronti di questo libro? Perché l'interesse amoroso di Abby, che è una sua ex fiamma, abusa della sua posizione come incaricato della banca per
trattenerla lì, nonostante lei abbia una vita, una famiglia, eccetera, eccetera, cioè lei ha dei figli, è divorziata, ma ha delle figlie, amici, lavoro, eccetera, eccetera, da un'altra parte, perché vuole una seconda occasione con lei. E quindi praticamente lui presenta questo piano alla banca, per cui Abby deve rimanere a Chesapeake Shores in paese come garante per la sorella e gestire il bed and breakfast dal punto di vista finanziario per assicurarsi che la sorella non salti i pagamenti. Se non accetterà, la banca pignorerà l'immobile alla sorella. Credo che la cosa si commenti da sola, quindi questo tizio la costringe praticamente a rimanere, poi la cosa passa in secondo piano perché poi lei decide che vuole rimanere, quindi perdoniamolo, e poi lei comincia a sviluppare di nuovo i sentimenti per lui, quindi la cosa ovviamente va dimenticata. La cosa più agghiacciante è che tutti, tranne forse il padre che timidamente dice ma scusate, ma quindi è normale che questo la stia minacciando, viene zittito immediatamente, perché tutti trovano questa cosa estremamente romantica. E io agghiaccio, perché il fatto che questo tizio faccia una cosa del genere, tutti pensino che sia estremamente romantico, perché addirittura la nonna ha detto una roba del tipo ma insomma, un uomo per amore farebbe qualsiasi cosa, insomma non fatela sembrare una cosa brutta. Mi sarei dovuta fermare lì, mi rendo conto adesso, purtroppo non l'ho fatto. Purtroppo non l'ho fatto, e un messaggio bruttissimo, non sono assolutamente d'accordo, cioè queste sono le premesse per una storia d'amore, per una futura relazione tra questi due, fantastico, eccellente. Credo che questo completi la rassegna dei libri peggiori del 2020, io avevo detto sono meno, ma cioè pochi ma buoni, pochi ma intensi. Con questo abbiamo finito con questo video, che sarà sicuramente più lungo di quanto avrei voluto. Questi sono quindi i top e i flop del 2020. Se siete riusciti ad arrivare fino a qui, vi ringrazio. Fatemi sapere quali sono stati per voi i libri migliori e peggiori del 2020, se avete letto qualcuno di questi libri e se siete stati d'accordo con me. Detto questo, vi ringrazio di essere stati con me fino ad ora. Se ce l'avete fatta, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!